chomp, chomp, crunch, crunch, crack, crackle, chirp, go. My gosh. Da-ling, da-ling. In questi 5 anni sono stata per scelta nella Commissione Cultura, Educazione, Politiche anche per i Media del Parlamento Europeo e credo di aver dato un contributo, spero utile e significativo, perché sono stata relatore del programma 2014-2020 dal titolo Europa Creativa, che di fatto riunisce in un unico programma quadro sia il tema della cultura e quindi anche dello spettacolo dal vivo, della musica, della diciamo, circolazione delle opere degli artisti e dei professionisti, il tema insomma di sostenere soprattutto da parte dell'Europa quei progetti che abbiano un valore aggiunto europeo in questo campo e che contribuiscano a rendere da un lato più ampio l'accesso alla cultura da parte anche dei segmenti nuovi di pubblico, pensiamo a giovani o piuttosto a persone svantaggiate, e dall'altra a promuovere un irrobustimento della capacità di produzione, di distribuzione, di conoscenza delle opere europee, ma sappiamo che tra l'altro il perimetro di questo programma non è soltanto i 28 paesi europei, ben saperlo, ma sono anche i paesi candidati, gli aspiranti candidati, faccio un esempio la Turchia, piuttosto che i paesi del vicinato, quindi sia sud del Mediterraneo che est. E dentro questo programma naturalmente non c'è soltanto la parte cultura, che pure è importantissima, dalle biblioteche, dagli archivi, spettacolo dal vivo, all'editoria, ma c'è anche la parte media. Sappiamo che il programma media ormai ha più di 20 anni di fortunata storia, è un programma strutturato, saranno ben 14 bandi, mentre cultura ogni anno ci saranno 4 bandi, e appunto riguarda da vicino anche che cosa? La possibilità e la capacità che avranno anche le nostre istituzioni culturali insieme anche alle associazioni, ma anche al mondo profit e no profit per la prima volta, anche nell'ambito delle industrie culturali e creative, di fare partnership, di fare network, di fare piattaforme, e quindi penso che la musica sia estremamente interessata a far parte di questa, di questo importante programma. Credo che tra l'altro tutta la trasformazione indotta dall'online al digitale sta cambiando molto velocemente i modi di produrre e distribuire, e in questo senso c'è bisogno di inventare anche nuovi modelli, anche di business, che bisogna parlare anche di questo. Penso che l'Italia abbia tutte le caratteristiche e le condizioni per partecipare in modo autorevole a questo programma. È chiaro che chi deve rispondere, essendo un programma europeo, quindi gestito direttamente dall'Agenzia della Direzione Generale Cultura della Commissione Europea, si partecipa attraverso partenariati che vengono costituiti appunto da filiere che possono essere appunto istituzioni, associazioni, anche diciamo professionisti e anche enti locali, per esempio. Allora penso che sia necessario agire in due direzioni. Per quanto riguarda l'Europa Creativa, pensare a dei progetti che abbiano veramente come obiettivo quelli messi in evidenza dal programma, quindi non progetti solo territoriali, ma progetti che anche dal territorio ma abbiano una loro ripetibilità in Europa, oppure che siano dall'inizio diciamo, in partner con altri soggetti europei. Ci si può vedere anche delle agenzie, del contact point cultura del Ministero per i Beni Culturali, perché c'è un'agenzia per ogni paese che assiste i soggetti che vogliono avere informazioni. Però c'è l'altro potere, e su questo noi abbiamo lavorato molto, in questo momento mi sono molto spese in Europa, perché nell'ambito dei fondi strutturali europei, quelli che adesso sono gestiti in Italia prevalentemente dalle regioni, e la programmazione dei piani operativi regionali comincerà adesso, a luglio usciranno e poi usciranno i bandi, quando la Commissione ha presentato il suo programma sui fondi strutturali, ma anche sulla ricerca, Horizon 2020, non aveva inserito minimamente la parola cultura. È stata una battaglia personale e poi allargata da altri colleghi, ma molto italiana, e poi abbiamo allargato altri colleghi in particolare del Sud Europa, perché abbiamo reinserito il tema patrimonio culturale, materiale e immateriale, la musica fa parte di quella. E abbiamo inserito itinerari culturali europei, abbiamo inserito la digitalizzazione del patrimonio e tutto quello che può sostenere nei bandi regionali la cultura, la musica, lo spettacolo dal vivo, il cinema e l'audiovisivo. Questa è stata una grande battaglia, e allora bisogna saper lavorare su tutti i due fronti.
Allora, intanto ci hanno l'Europa, se gli elettori li manderanno, quindi hanno questa grande possibilità nelle loro mani, io mi appello alla loro solidarietà. Detto questo, io ho proposto l'altro giorno, abbiamo fatto una bellissima iniziativa a Roma, che ho visto Franceschini, sul tema della cultura, gli ho ufficialmente consegnato questo manifesto appello che ho predisposto, che è stato, ha avuto delle firme straordinarie, non solo come numero, ma come prestigio. Di firme che hanno aderito del mondo della cultura e dello spettacolo italiana, fra cui anche quella di Gisella Bergeri, fa molto piacere questo, per dirgli che poteva costruire in qualche modo un indicatore, un indice di un'agenda che vorrei diventare sul libro bianco europeo sulla cultura, che spazi dal tema di fare, si chiama l'Europa riparte dalla cultura, per mettere a riparo questo campo da continue incursioni e tagli, ma soprattutto per dargli quel respiro che merita. La cultura non è solo un settore, ma è una risorsa trasversale di sviluppo, di crescita personale, di crescita, penso, dei territori che sono riqualificati giocando la chiave della cultura o dell'audiovisivo o delle nuove tecnologie applicate alla cultura. Abbiamo da rivitalizzare questo, costruire uno spazio europeo della cultura. Questa è sì materia di sussidiarietà dei singoli paesi, ma oggi, anche in base al Trattato di Lisbona, l'Europa ha il dovere, per esempio, di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale europeo, quindi non è soltanto una competenza degli Stati, ha il dovere di vigilare che gli Stati non disinvestano nella cultura e soprattutto di promuovere quelle forme anche interdisciplinari che possono far rendere anche l'industria culturale europea più competitiva nella globalizzazione. E noi abbiamo messo giù tutti i punti di questa ipotesi di libro bianco, di agenda, e siccome adesso il prossimo Consiglio dei Ministri fine giugno sarà proprio l'Italia a presiedere il primo Consiglio dei Ministri europeo, penso che possa essere una buona base di partenza per avere una doppia forza, il Parlamento, in cui noi speriamo di essere più forti, anche come italiani e la mia forza politica più democratica, e dall'altra il governo che avrà la presidenza dell'Unione Europea, e ci auguriamo una commissione che avrà un presidente che sarà eletto dal Parlamento Europeo alla luce di quelle che sono le indicazioni degli elettori, e quindi potrà finalmente essere più garante dell'Europa e non dei governi forti dell'Europa.